Prima di tutto una stretta sui riscaldamenti di pari passo con la promozione di comportamenti virtuosi, poi sul breve periodo il ritorno al carbone, la strategia che il governo intende attuare in vista dell'inverno svelata oggi attraverso la pubblicazione del Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi di Gas, un insieme di misure che ha l'obiettivo di consentire, a partire dalla seconda metà del 2024, di ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo e comunque di ridurre l'uso del gas in generale, nel contesto caratterizzato anche dalle sanzioni adottate contro Mosca. Il piano messo a punto dal Dicastero Cingolani prevede, come annunciato nei giorni scorsi, una stretta sui riscaldamenti. I limiti di esercizio di impianti termici sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione, posticipando di 8 giorni la data di inizio, anticipando di 7 la data di fine esercizio e di un'ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione. Ai cittadini il governo chiede di abbassare la temperatura dell'acqua in casa e ridurre la durata della doccia. Abbassare il fuoco dopo l'ebollizione dell'acqua in cucina, avviare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico, staccare le spine elettriche quando gli elettrodomestici non sono in funzione. L'insieme di queste misure, secondo le stime, potrebbe portare ad un risparmio totale di gas a 8,2 miliardi di metri cubi.